dottoressa Rovescala per averci portato al termine della giornata e ritengo sia stato di assoluto interesse visto l'argomento e anche le domande. Sicuramente non siamo stati esaustivi perché la materia è molto complessa, soprattutto penso al momento in cui si va a calare su quella pubblica amministrazione e poi anche nell'ambito della pubblica amministrazione diciamo che le organizzazioni sono abbastanza piuttosto differenziate, quindi sarà un lavoro improbo che però bisognerà fare anche per evitare poi azioni di rivalsa, molto probabilmente giustamente da parte del titolare della, sperando che sia un qualcosa di dare degli strumenti al titolare del dato più facile da applicare per poter tutelare il proprio dato, perché oggi in effetti siamo un po' alla mercé di tutti, i nostri dati sono diffusi in tutto l'orbe terracolo, anche se uno dice che non aderisce alla loro utilizzazione. Ringrazio quindi in chiusura per l'attenzione, per la pazienza di chi aderito e ha presenziato a questo convegno. Ringrazio veramente HPE che ha dato la possibilità di approfondire l'argomento, soprattutto per aver organizzato in toto questo convegno. HPE che verranno, naturalmente HPE che probabilmente dopo l'estate ritroveremo con altra denominazione, visto i movimenti in atto, ma d'altra parte succede sempre così, ci si accorpa, poi ci si scorpa, poi si riaccorpa nuovamente, si riscorpora, società che avevano i nomi, li ricambiano e poi ritornano al nome precedente. Faccio un esempio con McAfee, noi avevamo come McAfee come socio, poi diventato Intersecurity, adesso è ritornato a McAfee. Il mondo è bello anche per questo. Quindi ringrazio nuovamente noi prima dell'estate, sì, per darvi indicazioni, abbiamo altri due eventi, li abbiamo probabilmente saturato con l'ultimo mese, però con argomenti differenti, abbiamo cercato di dare risposte anche alle esigenze dei nostri soci. Il 3 luglio, presso il comando C4 Difesa, abbiamo un evento organizzato insieme a Setta dal titolo Gli effetti della digital transformation sugli scenari della cyber security. Insieme a Setta ci saranno anche delle aziende straniere ovviamente che hanno il loro bagaglio di esperienze. Poi chiuderemo la stagione prima della pausa estiva con un evento, ritengo anche questo di interesse visto il momento. Sulla sorveglianza marittima, quadro istituzionale, operazioni, sistemi e tecnologie abilitanti, situazione attuale e prospettiva. Sarà piuttosto ricco, dovremmo andare anche il pomeriggio, ma abbiamo un parterre, ritengo, di assoluto interesse, qua ci sarà lo Stato Maggiore Difesa e Secondo Reparto, il comando in quadro, il capo della squadra navale, la Guardia Costiera, la Guardia di Finanza, Segre Difesa, l'ASI, ESA, l'Università di Tor Vergata che insieme darà un quadro normativo e poi le aziende Leonardo, Thales, Igeos, Aster e Nexenia, società francese. Per la prima volta l'evento verrà fatto presso il nuovo auditorium di Segre Difesa. Questa è una novità. Siamo riusciti ad ottenere l'auditorium, quindi una nuova esperienza, è una sala nuovissima, e l'aeroporto di Centocelle, insomma, chi lo sa, poi sarà tutta indicazione sulla Tuscolana, raggiungibile anche con la metropolitana, e poi saranno anche, stiamo organizzando una meta interna per chi dovesse o volesse venire a piedi. Quindi un po' di resistenza per poi avremo le vacanze estive per poterci rientrare. Ringrazio nuovamente tutti e ringrazio HP che poi...
offre anche e lancia subito fuori. Grazie nuovamente.